Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. La miniatura che avete visto in anteprima è il cardigan passione autunnale, un capo che non deve mancare mai dentro l'armadio. Per realizzare questo progettino sono andata a scegliere un filato dai colori autunnali, indicato per questo periodo. Ciò mi ha ispirato a chiamare questo cardigan passione autunnale. Per quanto riguarda il filato, è un misto lana, 50% lana e 50% acrilico, è consigliabile l'uncinetto numero 4 o 5. Io ho lavorato tutto con il 5,5, quindi se volete trovare il filato quale, questo è il sito della Tessiland, questo qua. Bene, non mi resta altro che augurarvi buona visione, vi lascio il tutorial. Allora, il cardigan si divide in tre pannelli. Io nel pannello dietro ho montato 72 maglie, ho fatto un multiplo di 9 più 2, ok, 74 maglie. Il 74 l'ho diviso in 2 e ho fatto 37 per diciamo il pannello davanti, il pannellino, diciamo mezzo pannello davanti. Quindi ho fatto 7, 9, 9, 9 e 7, perché se partivo con 9 e poi facevo il motivo e poi facevo altri 9, mi venivano mi rimanevano 3 maglie, quindi non mi piaceva come stava, perché mi venivano i motivi in un lato. Quindi per farli venire al centro ho deciso di fare 7, dividiamoli come meglio crediamo, 7, 9, 9, 7 e 9, ok? Quindi facciamo due pannelli di questi e montiamo con questo pannello, montiamo 37 maglie, mentre in quello dietro montiamo 74 maglie. Quindi cominciamo a montare i 37 per fare l'altro pannello. Allora, fatti i miei 37 maglie alte. Allora, io volevo dire una cosa, che questo qua è un motivo che potete dividere come volete, nel senso che se io decido di fare solamente un motivo di questo, lo faccio al centro, tutti gli altri sono maglie alte. Se io decido di fare 3 motivi, allora mi divido le 37 e faccio le parti uguali, quindi faccio un motivo al centro, un motivo a destra e un motivo a sinistra. Quindi questo è un motivo che potete fare quante volte volete, cioè quanto ce ne entra naturalmente nei punti. Allora, fatti le mie 7 maglie alte, mi faccio una catenella, non dimentichiamo mai la catenella che è importante, filo sull'uncinetto, salto 1, 2, 3 e nella quarta entro e faccio un ventaglietto di 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4 e 5. E faccio subito la catenella, ok? Allora, a questo punto riprendo il filo sull'uncinetto, salto 1, 2, 3 e nella quarta rientro e faccio 9 maglie alte. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Faccio una catenella, filo sull'uncinetto, salto 1, 2, 3 e nella quarta entro e faccio il mio ventaglietto. 1, 2, 3, 4 e 5. Una catenella, filo sull'uncinetto, 1, 2, 3 e nella quarta entro e mi rimangono gli ultimi 7 maglie alte da lavorare. 1, 2, 3, 4,
5, 6 e 7. Ok, e questo è il motivo. Allora, il terzo giro facciamo una catenella e giriamo il lavoro, filo sull'uncinetto e facciamo le nostre 7 maglie alte, 1, le maglie come si presentano praticamente, le 7 maglie alte, ho fatto le 7 maglie alte, faccio una catenella e vado nella terza catenella dell'archetto e faccio 1, 2 e nella terza entro e faccio, scusate, entro, ok, entriamo nella terza catenella e facciamo un altro ventaglietto da 5 a maglie alte, 2, 3, 4 e 5. Una catenella, salto tutto questo pezzo e vado nella prima maglia che mi viene disponibile, entro e faccio una maglia alta e continuo a fare le maglie alte, che poi sono 9 maglie alte, ok? Facciamo una catenella e andiamo nella terza sull'archetto e facciamo 5 maglie alte dentro il punto sopra l'archetto, il terzo dall'archetto, quindi facciamo 5 maglie, un ventaglietto di 5 maglie alte, ok, una catenella, non ci dimentichiamo mai la catenella, ok, perché è importante, se no il lavoro via poi, ok, quindi andiamo a prendere di nuovo le 7 maglie alte, 1, 2, fino alla fine. Finito il terzo giro e i giri sono questi praticamente, dobbiamo continuare fino a raggiungere, io ho fatto 37 giri con anche questo qua di maglie alte, contato anche questo qua di maglie alte, quindi sono andata avanti per 37 giri, ok, quindi lavoriamo per 37 giri, di questi ne dobbiamo lavorare 2 pannelli perché è un cardigan a 3 pannelli, cioè 2 davanti e 1 dietro, quindi qui abbiamo fatto 30, ho fatto 37, 37 maglie alte e li ho divisi con 7 all'inizio e 7 alla fine, quindi i 2 pannelli devono essere uguali. Allora, ho fatto i 36 giri perché l'ultimo lo dobbiamo fare a maglia alta, ok? Quindi andiamo a fare l'ultimo giro che è quello di maglie alte. Allora, una catenella e giro il lavoro. E comincio a fare le maglie alte su maglie alte, ok? Quindi facciamo le maglie alte come si presentano, ok, 6 e 7. Allora, qui c'è la catenella e prendiamo la catenella con una maglia alta. Qui ci sono le 5 maglie del ventaglietto e prendiamo 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4 e 5. Qui abbiamo la catenella, prendiamo anche la catenella. E continuiamo fino alla fine, quindi qui le maglie alte, qui la catenella la dobbiamo prendere, questi dobbiamo prendere 5 maglie alte, la catenella prendiamo una maglia alta e qui altre 7 maglie alte, quindi prendiamo le maglie e ci rivediamo qui per continuare. Allora, questo è il pannello dietro, andiamo a prendere, a mettere dritto con dritto, ok, qui. E lo andiamo a posizionare, qui ho messo il marcapunti
quindi lo andrò a chiudere così. Vado a contare i punti che ci sono qua, mi fermo qui e vado a chiudere fino a qua dalla manica, per diciamo la spalla. Questa è la spalla, quindi qua la manica prenderemo un credo che prendo un 18 centimetri, quindi andiamo a chiudere il fianco, andiamo a chiudere qua lasciando 18 per la manica, lasciamo 18 per la manica e chiudiamo il fianco. Allora andiamo a cucire qui e qui la spallina, diciamo la spallina e il fianco, e poi ci rivediamo qui per fare le maniche. Allora, io ho preso la misura della manica, vi dico subito quanto sto lasciando, io lascio 18 centimetri, ok, che sarebbero 12 punti alti, perché sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 punti alti, va bene? E sono 18 centimetri, quindi andiamo a cucire. Intanto partiamo dalla spalla, quindi io ho messo il marca punti qua e prendo la costina che c'è all'interno, la costina interna, prendiamo la costina interna del punto, quindi prendiamo, diciamo magari all'inizio facciamo un giro in più, ok, e allora prendiamo costina di qua e costina di qua, costina di qua e costina di qua, non stringiamo troppo così viene bello morbido, non viene tutto tirato, perché sennò, ok, costina e costina, quella, la costina interna dobbiamo prendere, questa interna, ecco, e tiriamo. Quindi costina interna. Allora andiamo a cucire tutta la nostra spallina e poi andremo a cucire anche il laterale. Questa è la manica, quindi andiamo a cucire anche il laterale e poi ci ritroviamo qui per continuare per fare la manica. Allora, finito le cuciture sulla spallina e sul laterale, ok? Allora ho lasciato 18 centimetri di giro manica, adesso dobbiamo andare a prendere tutti i punti. Allora, presi tutti 40 maglie, andiamo a fare, a lavorare le nostre maglie alte e li lavoriamo. Io mi sono segnata qui il centro della spallina. Allora lavoriamo le maglie e ci fermiamo 3 maglie prima del marcapunti. Mi sono fermata prima del marcapunti, 3 maglie prima del marcapunti, ok? Faccio una catenella, salto 1, 2, 3 e vado nella quarta dove c'è il marcapunti e mi faccio il ventaglietto da 7 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ok? Di 7 maglie alte. Faccio una catenella, salto 1, 2, 3 e nella quarta rientro e continuo con le maglie alte. Fino a chiudere il giro. Iniziato il secondo giro di archetti, facciamo il secondo ventaglietto, cioè facciamo, sono arrivata all'ultimo punto, faccio una catenella e vado nella quarta dell'archetto, in alto per l'archetto, 1, 2, 3 e 4, entro e faccio altre 7 maglie. Allora, dobbiamo fare 5 ventaglietti di 7 maglie, l'1,
e 5 ventaglietti di 5 maglie. Ho finito i miei 10 ventaglietti, ho fatto 5 ventaglietti da 7 maglie alte e 5 ventaglietti da 5 maglie alte. Adesso dobbiamo andare a fare 7 giri di maglie alte. Nel mio caso io ho 40 maglie, farò 7 giri di 40 maglie alte e poi ci ritroveremo qui per continuare. Facciamo 7 giri di maglie alte. Allora, a questo punto che ho finito i miei 7 giri, dobbiamo andare a aumentare. Quindi ad aumentare noi dobbiamo fare ogni 4 maglie dobbiamo fare un aumento. Quindi facciamo, innanzitutto iniziamo a fare l'aumento, quindi facciamo una maglia alta e un'altra maglia alta, questo è il nostro primo aumento. Poi facciamo 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4 e facciamo il secondo aumento, 1, cioè 2 maglie alte nello stesso punto, ok? Poi 4 maglie alte, 2, 3 e 4 e facciamo il terzo aumento, 1 e 2. Allora, 4 maglie alte, un aumento per tutto il giro e ci vediamo qui per continuare. Allora, faccio l'ultimo aumento del giro, l'ultimo aumento, 4 maglie alte, un aumento, ho fatto l'ultimo aumento e facciamo le ultime 4 maglie alte. 1, 2, 3 e 4. E ci chiudiamo con una maglia bassissima nella catenella, questo qua nella maglia, ok. E ci chiudiamo qua. A questo punto dobbiamo fare un giro di maglie come si presentano, quindi un giro solamente di maglie alte. Allora, facciamo un giro tutto di maglie alte, poi ci vediamo qui. Allora, ho finito il mio giro di maglie alte, quindi adesso noi dobbiamo andare a fare un altro aumento. Quindi nel giro precedente abbiamo fatto un aumento e 4 maglie alte per tutto il giro, poi abbiamo fatto il giro, diciamo, di maglie solo alte e adesso dobbiamo fare un altro aumento. L'altro aumento dobbiamo fare 5 maglie alte un aumento, quindi vi spiego un pochettino qua la situazione com'è. Allora, dobbiamo fare, noi siamo partiti da qui, ok? Siamo partiti da qui, abbiamo fatto 4 maglie alte e un aumento, poi abbiamo fatto un giro solamente di maglie alte, dopodiché abbiamo fatto un altro aumento, abbiamo fatto 5 maglie alte e un aumento, dopodiché abbiamo fatto un giro solamente di maglie alte, poi abbiamo fatto un altro aumento in 6 maglie alte, un aumento, un giro solamente di maglie alte, l'ultimo giro abbiamo fatto 7 maglie e un aumento, ok? E ci siamo fermati, io mi sono fermata a 7 maglie e un aumento. Allora, finiti i giri di aumenti, andiamo a fare i nostri ventaglietti. Ho chiuso qua, ho fatto la prima maglia alta, facciamo una catenella e saltiamo 1, 2, 3 e nella quarta entriamo e facciamo il primo ventaglietto di 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4 e 5, una catenella, conto 1, 2, 3 e nella quarta faccio una maglia alta, una catenella,
filo sull'uncinetto 1, 2, 3 e nella quarta faccio il secondo ventaglietto di 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4 e 5. Una catenella, conto 1, 2, 3 e nella quarta faccio una maglia alta. Una catenella, 1, 2, 3 e nella quarta faccio il ventaglietto e lo facciamo fino al termine del giro. Facciamo tutti i ventaglietti fino a terminare il giro e ci vediamo qui per continuare. Ho finito il primo giro di ventagli, quindi ne dobbiamo fare 5. Allora andiamo a fare 5 giri di ventaglietti e io per rifinire farò nel pannello, partirò da una punta e finirò nell'altra punta, farò tutta la maglia bassa. Quindi finiamo di fare i nostri ventaglietti come nell'altra manica. Facciamo il giro di punti bassi e il nostro cardigan è terminato e ci vediamo qui. Allora, il mio cardigan è finito, ho finito la manica a campana, ho fatto un giro tutto di maglie basse iniziando da una punta e finendo nell'altra punta dei pannelli. Quindi la particolarità di questo cardigan sono le maniche praticamente che hanno questa forma di campana. È una taglia ML ma anche una S la puoi indossare. Quindi il mio cardigan è finito e anche il mio tutorial. Vi do appuntamento al prossimo tutorial e se non volete perdere il prossimo video attivate la campanella. Un bacione a tutti, ciao!